Buon pomeriggio. Ho pubblicato sulla mia pagina un post di un filosofo abbastanza famoso che ci parla del senso del limite dei greci. È intervistato da uno psicologo e ci parla dei demoni. È del senso dei limiti, dei limiti dei greci. Ora, la cosa interessante, qual è? È sia il concetto di senso del limite, sia il concetto di demone che questo famoso psicologo, cerca di raccontarci. E io dico una sola parola sinteticamente, che ne ha capito già in un altro video. Ho criticato questo filosofo, professore universitario, famoso, circa la sua conoscenza del mondo greco. È come se avesse preso, probabilmente da Fusaro, il concetto del senso del limite dei greci. E avesse questo concetto di demone, l'ha preso da Platone, in effetti lui ha fatto una recensione sul Simposio di Platone, però né l'uno né l'altro, per me, lui ha capito bene. Che cosa dice che ci sono i demoni e noi, la nostra finalità, come dice Aristotele, è la felicità, e in questo sono d'accordissimo con Aristotele, con tutti i greci, alla fin fine noi siamo destinati ad essere felici. Porfirio, quando analizza a fondo il concetto del conosci te stesso, l'invito di Apollo a conoscere te stesso, dice che il Dio ci invita a conoscere noi stessi non per continuare a filosofare, ma per essere felici. Bene. Il nostro filosofo, parlando dei demoni, non si chiede effettivamente che cos'è un demone. Dice semplice, traduce la parola greca daimon, una forza, ma attenzione, già gli egiziani avevano posto questa cosa. Un demone è un idolo, come lo poneva anche Bacone, un idolo. Quindi è una credenza, non ci dice che questo demone è una credenza che ci guida. E gli egiziani la dicono ancora meglio. Quando conoscerai il nome del Dio o dell'idolo o del demone che ti guida, allora sarai libero. I teurgi neoplatonici sacrificavano ai demoni, che... Quindi non è una forza, stranamente, io devo realizzare il mio demone, come se dovessi realizzare il mio destino. No, io devo prima cogliere, capire il nome del Dio, che cos'è, e poi posso essere felice. E come si fa a conoscere i nostri demoni? Dobbiamo prima di tutto conoscere noi stessi. Se noi non conosciamo, non riusciremo a capire il significato, il nome, non scopriremo il nome del demone che ci guida, cioè è un programma operativo che guida i nostri pensieri, le nostre cose. Quando io spesso parlo del demone manicheo, che cos'è il demone? È una credenza, che guida terribilmente i nostri pensieri, le nostre azioni. Quando noi non dobbiamo realizzare il demone manicheo, allora saremo felici. Se si realizza il demone manicheo, siamo fottuti. Noi dobbiamo conoscere il nome del Dio che ci guida, cioè il programma operativo, che ci fa parlare, ci fa dire una cosa piuttosto che un'altra, ci fa vedere bene una cosa piuttosto che un'altra. Dopodiché saremo liberi e saremo anche felici. E ora andiamo a prendere l'altro punto del conosci te stesso. E soprattutto pone la questione che i greci avevano il senso della misura. Sì, ma dobbiamo intenderci che vuol dire il senso della misura. Qui
commette lo stesso errore che fa Fusaro. Fusaro parla del senso della misura e in effetti in una serata a Pistoia, ponendo questo senso alla misura, la reazione che ebbe, mitigata dal mio intervento, fu quella che con questo senso della misura qualcuno cominciò a criticare in base al senso della misura, né troppo né poco, né troppo poco, né troppo né troppo né troppo né troppo poco, né troppo né troppo poco, cioè una misura che va a metà. È comunque un limite, è comunque una delimitazione di ciò che è va bene e di ciò che va male. Il senso della misura darebbe il senso della delimitazione di ciò che è bene, quindi manicheismo, e sarebbe questo non troppo, non troppo poco, non troppo e non troppo poco. E tutto il resto è sbagliato. Infatti la reazione fu che cominciarono a dire questo è bene, questo è male, le solite reazioni di chi si sente in causa, di chi si sente giudicato e dal limite si oppongo una misura, qualcuno si sentirà giudicato di certo e qualcuno reagirà. Attenzioni greci, quando nella decima fatica Ercole deve andare a prendere le mande di Gerione nell'isola di Egira, si appresta ad andare e faceva troppo caldo, Ercole prende l'arco, mette una freccia avvelenata e la stava scagliando contro Apollo, il dio del sole, della luce. E Apollo disse, questo è troppo. Attenzione. Conosci te stesso. E la Pizza di Delfi aveva detto che Socrate era colui, il saggio, perché sapeva di non sapere. Allora qual è questo senso della misura? Perché se il senso della misura non è né troppo poco, faccio un limite, quello che dentro questo limite è bene, il resto è male, quindi vado a finire nel manicheismo, nel demone manicheo che ci guida alla grande. Che può essere questo limite? Anche Buddha dice, quando gli chiese insegnaci la via, Buddha disse, la via è semplice. Basta non spostarsi né a destra né a sinistra e andare al centro. Buddha non dice come si fa per rimanere al centro senza andare né a destra né a sinistra, però dice chiaramente qual è la via dell'uomo, qual è l'unica strada che l'uomo può percorrere. Vediamo il senso della misura. Se noi conosciamo noi stessi, noi siamo? Mammiferi, siamo uomini e aspiriamo a essere onniscienti come gli dèi. Ma qual è la nostra unica strada che si apre davanti? Non possiamo tornare indietro a fare i mammiferi, non possiamo andare nel mondo degli dèi che sono onniscienti perché non lo siamo, quindi l'unica strada che abbiamo, e questo è il senso della misura, è che possiamo solo provare a aggiustare, dato che non siamo onniscienti. Questa è la via di mezzo. Questo è il non troppo né troppo poco. È una via di mezzo obbligata per noi uomini. Che noi non siamo più idioti come gli animali, ma riusciamo a fare qualche ipotesi che riguarda il futuro, ma non siamo onniscienti. Ecco il senso della misura dei greci che nasce dal conosci te stesso. Se no, come si fa? Il senso della misura lo devo far partire dalla conoscenza di me stesso. Sarebbe assurdo. Infatti, cosa dice il nostro filosofo?
E l'arte greca ha fatto delle statue armoniche e i greci non farebbero i bronzi di Riace, perché secondo lui chi l'hanno fatto? Da quale cultura sono nati i bronzi di Riace? Perché sono sproporzionati. Vedi, questo paragone dice che cosa pensa del senso di misura. E no. Non è questo il senso di misura dei greci. I greci sono raffinati, sono dei conoscitori perfetti. Gli antichi conoscono benissimo la nostra mente. Anche Buddha lo conosce, né a destra né a sinistra, perché questa è la nostra vita e noi dobbiamo. Questo è il concetto di limite. Non possiamo essere superbi, non possiamo agire al di sopra di ciò che siamo. Questo è il senso della misura. Non possiamo né fare gli animali né gli dèi. Dobbiamo fare con ciò che abbiamo. Abbiamo un cervello che può fare un'ipotesi e può fare l'ipotesi opposta. E non dobbiamo incepparci. Non rimanere inceppati fra queste due cose. Fra il desiderio di muoverci garantiti per ottenere una cosa, il timore di non poterci muovere garantiti e l'impossibilità ormai di poter agire come qualunque animale mammifero che non sa incontro a che cosa andrà ogni volta che è spinto a realizzare un bisogno. Quindi è chiaro il senso della misura? Galimberti, il nostro filosofo. Ne capisce qualcosa? Quando conosci il nome del Dio, del demone, il demone non è una forza generica, ma è un programma operativo preciso, una credenza. Il manicheismo è un demone, forse il peggiore dei demoni. E il senso della misura non lo posso far diventare un demone ancora, per cui questa è la misura, né troppo poco, e diventa una misura con cui misurerò tutti. Ma scusa, i greci ci hanno raccontato la storia di Procuste, che aveva un lettino per accogliere, li metteva su questo lettino, né troppo poco, la misura. Alla Galimberti diventa esso stesso un lettino, e l'ho visto, in prima persona, anche se Fusaro aveva detto molto bene, aveva parlato in modo perfetto di questo senso della misura dei greci, ma il senso della misura che poneva lo stesso Fusaro era ancora una volta una specie di lettino con cui si misurano le cose, con cui si dicono tutto ciò che sta all'interno di questa misura è bene, tutto ciò che sta fuori è male, no? Il senso del limite è un senso del limite interno, cioè l'uomo è un essere limitato da che? Non può essere più un ignorante, uno che ignora il futuro, non può essere l'altro un Dio onnisciente e deve fare con il suo limite. Posso solo provare a ottenere e a realizzare ogni mio desiderio, e se non ci riesco, aggiusterò. Questo è il senso della misura greca. E Socrate era il più saggio degli ateniesi, come aveva detto la Bizia, perché lui sapeva che prima di muoversi nella realizzazione di qualcosa, questo è il senso del limite dell'uomo, lui sa che non ha nessuna garanzia, e questo è il senso della misura, che l'uomo sa di non avere garanzie né può averle, che non si deve lasciar tentare da un eccesso di protezione. E il nostro Galimberti, anche quando ha parlato di Prometeo incatenato, dice che va fuori misura. No, Prometeo è ancora un'immagine potente dell'uscire da questa misura. Quando una cosa non si può fare, si può pensare eccessivamente prima di partire, cercare una garanzia per il futuro, questo
è quello che l'uomo non può fare, deve rispettare questo limite. Non può essere più un idiota, non può essere un onnisciente, può fare ipotesi che riguardano il futuro, ma non può cadere, se penso eccessivamente prima, come Prometeo, nel tentativo di iperproteggermi, e io rimango bloccato, immobilizzato, a rodermi il fegato. Questo sono i greci, non quello che ci racconta Galimberto. Buongiorno.